Molto è stato fatto grazie anche alle battaglie portate avanti dai residenti e dall'allora consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari, ma non basta, perché sulle case popolari di Via Rigopiano permangono problemi legati alla vivibilità, nonostante lavori comunque importanti di ristrutturazione e lo sfratto di ben 8 famiglie legate ad attività criminali. Bisogna percorrere, come sostiene oggi Pettinari, in qualità di candidato sindaco di Pescara, l'ultimo miglio. E le proposte per farlo sono, secondo Pettinari, molto chiare. Un'amministrazione comunale, io questo vorrei fare come mio programma di governo, dovrebbe fare un censimento di tutti questi alloggi popolari e ci sono anche tanti diversi allacci abusivi all'energia elettrica e il gas, quelle persone devono essere censurate e fatti provvedimenti di decadenza. Due, ristrutturare e finire davvero i lavori perché ci sono ancora alcune famiglie anziane e all'interno del proprio alloggio piove, ci sono infiltrazioni importanti d'acqua, ecco, quindi terminare i lavori, farli bene e non consentire a più queste persone di rischiare che gli piova dentro casa o che cada l'intonaco. Poi c'è bisogno di fare una grande opera ancora di sicurezza, di ordine pubblico, ma non solo. Qui ci sono 20 alloggi vuoti, murati, non assegnati. Questo grida vendetta. In una città che ha 600 persone in graduatoria che aspettano un alloggio popolare, un'amministrazione comunale seria, questo vorrei fare io, dovrebbe assegnare immediatamente questi 20 alloggi facendo scorrere la graduatoria. Ecco, mettendo a posto queste cose e rifacendo anche il manto stradale, perché il manto stradale gravemente ammalorato, possiamo dire di aver risolto i grandissimi problemi di Via Rigopiano.